Grecia. Capito? Dammi un altro ordine. C'è crisi, eh? 23:54. Mazzo, però. Non ti incazzare. E alla prossima. Sì, bella per te. Sicuramente se non ti va di rischiare una mazza, se non ti va di spendere risorse temporali e pertanto economiche per formare persone, spiegargli, insegnargli e poi magari motivarli e poi portarli in giro, c'è crisi sicuramente. Se la sera te ne vuoi stare a casa e non vuoi andare a cena dopo 12-11 ore di lavoro, ma dove c'è una bella opportunità, sicuramente c'è crisi. Io dico la crisi è per gli altri. Perché devo dire che se hai voglia di fare c'è da fare. Se pensi che sia facile, che qualcuno debba fare per te, che ti debba piovere in ufficio, che ti debba chiamare qualcuno, è bene che la crisi te la vivi tutta. Perché io ti dico che c'è tanta gente che muove tanto il culo, che si sbatte, che stasera non si è vista la partita. Quindi se non hai voglia c'è crisi, ci può essere crisi. C'è un sacco di gente che a prendere petto, a prende a faccia avanti, e se no te vivi la crisi, ma non te la metà. Perché a un momento un po' snaus, cioè si impegna un po' di più per fare lo stesso, e se no ottiene di meno, della semplicità, perché nulla è dovuto. Bella per te, a mezzanotte ha già pernuto. E sto contento, viva la vita. Secondo te sto male. Anche se per gli altri.